Il consolato USA, manifestazione contro i bombardamenti in Siria. Siamo con il rappresentante della comunità siriana qui a Napoli. Perché questa manifestazione? Emersioni per mettere fine a queste menzogne che dicono sempre gli americani, bombe chimiche, e le bombe chimiche le buttano solo loro. Sinceramente credo che questa cosa qua sia solo una scusa, un pretesto per occupare la Siria e metterla sotto il controllo americano. La Siria è una crocevia di disinformazione, quindi lei è sicuro che non c'erano armamenti chimici in questo momento e non sono stati effettuati bombardamenti chimici da parte delle forze armate di Assad? Assolutamente, perché la Siria è stata proprio considerata che è stata svuotata dalle armi chimiche, è stata dalle organizzazioni mondiali che controllano le armi chimiche, hanno dichiarato che la Siria ormai non ha niente di armi chimiche. Comunque questa qua è tutta una cosa che si sa, lo sanno pure i stessi loro, che è una menzogna, che non è vero niente di assolutamente di questo di armi chimiche o di roba varia, diciamo. Comunque questi qua a Douma, queste persone qua che dicono a Douma, sono tutti quanti, si chiamano Jaish al-Islam, che sarebbe l'esercito dell'Islam di rito wahhabita salafita, che sono Al-Qaeda, e si sa, tutto il mondo sa che sono di Al-Qaeda. Addirittura questi qua hanno occupato una città vicino a Damasco che si chiama Adra al-Ummaliya, sarebbe Adra dei lavoratori. Hanno buttato nel forno del pane bambini, figli di alawiti, bambini nei forni del pane bruciati vivi, hanno scuoiato gente, hanno bruciato gente viva, hanno scozzato donne, vecchi e bambini. Questi qua chi li difende? L'America li difende? L'Occidente? Non lo so.